Ciao amici, eccoci ancora qua nuovamente con voi per vedere un nuovo passo delle line dance. Quello che faremo oggi è un passo wave, ovvero letteralmente traducendolo sarebbe il passo onda, perché comunque il movimento che il nostro corpo segue, se lo guardiamo disegnato in terra, sarebbe proprio come quello di un'onda. Il passo wave è in pratica un prolungamento del grapevine che abbiamo già visto. Quindi, se ci viene indicato di eseguire un passo wave verso destra, lo faremo in questo modo. Apro lateralmente il destro, incrocio il sinistro dietro al destro, apro nuovamente il destro, incrocio il sinistro avanti. Quindi avete visto, ho eseguito due incroci, portando prima il primo incrocio dietro e il secondo davanti alla gamba che è partita. Lo rivediamo un attimo, attenzione, 7, 8, 1, 2, 3 e 4. Questo è un passo wave. Come vedete, nel momento in cui io mi muovo, il mio bacino segue il movimento dei piedi, o comunque questo è quello che dovremmo fare, quindi enfatizzare un po' questo movimento di bacino. Apro, incrocio dietro, apro, incrocio avanti. Stessa cosa se lo eseguiamo verso sinistra. Apro, incrocio dietro, apro, incrocio avanti. Lo vediamo anche visto da dietro. Eseguirò un passo wave verso destra, seguito da un passo wave verso sinistra. Attenzione, 7, 8. Apro, incrocio dietro, apro, incrocio avanti. Adesso lo facciamo a sinistra. Apro, incrocio dietro, apro, incrocio avanti. I tempi, come abbiamo visto, sono questi. 1, 2, 3. 4. Questo è il passo wave, ovvero il passo onda. Di nuovo ciao, ci vediamo al prossimo step.